Corrado, che lavori per quale azienda? Azienda agricola Bisagno, di Confienza. Di Confienza. Stiamo usando, allora, attaccato a questo splendido Fendt 930, quanti cavalli? 300. 300? Un'altrettanto splendida livella fontana da 7 metri. Che cos'ha di particolare questa livella? Livella a doppio palo, praticamente ti corregge automaticamente la lama. Sotto l'argine, se per caso è alto, lei si autolivella, mentre di solito devi farlo manualmente. Okay. Classico tilt manuale. Ma c'è una cosa che mi dicevi prima del problema di sti giorni con il vento. La polvere, perché cosa fa la polvere? La polvere, quando sono lontano dal cavalletto, il laser non prende più, diciamo, la livella non prende più, o fa fatica comunque, il segnale sparisce via. E quindi come fai? Quindi o rallento, se so che più o meno a posto vado lo stesso, perché se no non si finisce più. Caso devo rallentare, perché qui non è un livellamento normale, diciamo. Perché non è normale? Qui siamo sulle sponde del Sesia, esondato il Sesia quest'inverno e ha portato dentro una marea di sabbia e quindi... E anche tronchi, perché io li ho trovati in mezzo. Ci ha portato su di tutto e quindi dei punti mi trovo con 20 cm di terra e in altri non ce n'è, ci sono dei buchi, quindi devo tirare tanta terra. Per vedere sistemare le cose per sera. Vabbè, però la livella da 7 metri, oddio, ne tira di terra. No, ne tira. Va benone. Certo che una livella così mi hai detto che pesa 50 quintali. Sì, siamo sui 50-55 quintali. E quindi ci vogliono per forza 300 cavalli per tirarla, credo. Sì. Diciamo che la sabbia non sta aiutando, perché qui è terra sabbiosa e non scorre bene la lama. E mentre su terre forti è più bello vederla lavorare, perché la terra gira bene dentro e anche il trattore sforza di meno. E questo terreno però non sarà a riso, anche se siamo vicino a Vercelli, sarà coltivato a mais, giusto? Sarà mais, sì, e mais destinato a biogas. Ma e se fosse coltivato a riso dovresti stare più attento? Beh, diciamo che la risaia più piana è meglio, Sì, perché se no c'è l'acqua che... Specialmente su una piana così grossa... Quante giornate è? Sono 180 pertiche, cioè... giornate sono... Attenzione! 30 giornate, giusto? Che in ettari! In ettari... 12 ettari, giusto? Sì, la calcolatrice. Allora dai. Faccio il calcolo e ve lo scrivo qua sotto.